E siamo tornati a San Giovanni Rotondo, in un posto che molti conoscono, molti altri non conoscono. Siamo qui sul monte dove c'è il monastero delle Clarisse Cappuccine, monastero della Resurrezione. È giugno, ci stiamo avviando verso la conclusione di questo anno che abbiamo trascorso insieme. Molti di voi già pensano alle vacanze, il caldo l'abbiamo già assaporato e lo assaporeremo ancora. E in genere l'estate è tempo di riposo, dovrebbe essere tempo di vacanza anche per chi non lavora, ma dovremmo recuperare l'estate anche come il tempo della lettura, no? Abbiamo più tempo perché semmai siamo in vacanza, anche perché la vita rallenta o dovrebbe rallentare, e riscoprire il gusto di leggere una pagina di un bel libro credo sia importante per la nostra vita, per la nostra salute mentale e anche per la nostra anima. Qualcuno di voi mi ha chiesto di suggerire qualche testo. Di testi ce ne sono tanti, basta poi farsi un viaggetto su internet, ma io vi vorrei suggerire e poi con voi per un po' di puntate leggere qualche pagina di un testo di un famoso autore spirituale francese, Gaston Courtois, che era un religioso impegnato molto nella cura dei poveri e anche nella cura dello spirito. Lui è morto a Parigi nel 1970 e ha scritto un bellissimo testo, Quando il maestro parla al cuore. Io ebbi la fortuna anni fa di leggerlo in francese e vi devo dire che ne ho trovato molto giovamento. Spesso noi chiediamo, ma anche a me mi viene chiesto, anche in questo periodo, come fare ad avere la pace? Come fare, oppure, ma beato te che sei tanto gioioso. Pace e gioia sono due parole che richiamano una grande realtà interiore. Sono due doni che dobbiamo curare. Guardate, nessuno ci dà la pace e nessuno ci dà la gioia se noi non prepariamo la nostra interiorità, il nostro cuore, ad accogliere questa pace, ad accogliere questa gioia. Certamente quando io dico pace subito in questo momento pensiamo alla pace come stop alla guerra ed è una cosa giusta, una cosa sacrosanta, ma la vera pace, quella che poi impedisce agli uomini e alle donne di entrare in conflitto, quello che poi impedisce all'umanità di distruggersi, è quella pace che noi dobbiamo avere, accogliere e saper coltivare nella nostra vita e nel nostro cuore. Perché se creiamo piccole comunità, famiglie di pace, piccole comunità di pace, paesi in cui non si sta a litigare, ma si sta con serenità, il mondo è fatto di piccole realtà, il mondo è fatto di tanti uomini e tante donne pacifiche, certamente non porteranno questa umanità a distruggere lo stesso mondo, la stessa vita e a distruggere il futuro. La guerra è sempre un impedimento e un uccidere il futuro. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.